Nella sala conferenze dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale in via Antico Squero si è svolto il convegno promosso da Federmanager Bologna-Ravenna, Porto Interporti. Quali prospettive per l'infrastruttura ferroviaria? L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sullo sviluppo della rete ferroviaria al servizio del trasporto merci in relazione anche agli investimenti che sia l'amministrazione locale che il governo hanno stanziato per il settore. La situazione è che sicuramente il settore portuale ha necessità di avere dei collegamenti ferroviari efficienti e quindi Ravenna da tempo non succedono investimenti in questo settore, quindi credo che l'iniziativa di oggi sia importante per cercare di fare il punto della situazione e per vedere anche quali sono le prospettive future per questa realtà portuale. L'importante è che questi progetti, che sono sicuramente i due scali merci che vengono fatti uno in destra e uno in sinistra al canale Candiano, siano finanziati e siano portati a termine e che poi a fronte della struttura ci siano dei servizi efficienti e competitivi, che perché poi questa è la sostanza importante, perché poi le imprese, le merci possano viaggiare con competitività. E rispetto al discorso del ferro bonus? Il ferro bonus è un'iniziativa importantissima per avviare, ovviamente per trasferire merci dalla strada alla ferrovia, però è chiaro che i bonus hanno una vita breve, quindi bisogna che poi le merci viaggino da sole trovando la loro competitività economica per non avere sovvenzioni all'infinito. In questa prospettiva appunto quale può essere il ruolo di Federmanager? Federmanager è un'associazione che raggruppa tutti i dirigenti delle imprese industriali della provincia di Ravenna e di Bologna, quindi possiede un know-how e delle esperienze importantissime e in questo quadro vogliamo dare il nostro contributo di idee per quanto possibile per raggiungere questi obiettivi importanti del miglioramento dello sviluppo del porto e anche dell'intero interporto della regione Emilia-Romagna.